Sergio, questa pista è particolare come pista, ma soprattutto come temperatura. Cosa ti aspetti? Sì, sarà difficile per i piloti con tanta umidità. Sicuramente fisicamente è una cosa in più da pensare. E dopo c'è anche il motore, la batteria, che con la temperatura è tutto più difficile, no? È tutto proprio vicino al limite. E quindi anche più difficile per la strategia e per gli ingegneri. Allora è questo, è controllare bene. Anche abbiamo una energia diversa dal sabato alla domenica. Il sabato abbiamo più energia nella corsa che la domenica, quindi sarà interessante vedere questa dinamica qui. Ed è anche interessante dire che, da quello che mi ha detto qualcuno dei tuoi colleghi, che la fascia di lavoro delle gomme è molto stretta, quindi qui bisogna mantenerle in quella fascia, perché vuol dire uscire di quella fascia di temperatura, vuol dire rovinarle, è vero? È vero, è anche vero che il Michelin che avevamo l'anno scorso era ancora più difficile, quindi siamo tutti molto ambientati a questa situazione, anche in Formula 1 con la Pirelli, Formula 2 dove è venuto io prima di arrivare a Formula E, anche lì è molto stretto, quindi tutte le gomme c'è questa caratteristica e non lo vedo molto di più con le Hankook che con le altre, è similare. E è vero che in questa situazione del calore estremo è molto più difficile, veramente, perché lavori praticamente tutta la gara sopra la temperatura ideale, spendi più tempo in una temperatura che non è ideale, è troppo caldo. Ma qui si è sempre detto che è difficile far riscaldare le gomme, qua non ci saranno quei problemi, immagino. No, qua no, qua si esce dalla pit lane con le gomme più o meno in una temperatura buona. Grazie, ciao. Grazie a te.